questa volta ho deciso di farvi un tutorial velocissimo, perché una domanda che mi ripetete sempre è: come faccio a cercare il profilo di una persona che conosco? Fino a poco tempo fa su Design Space era impossibile cercare il profilo, si poteva solo fare la ricerca per argomento, per tipologia, ma non era possibile fare la ricerca per profili. Dalla versione 6.16 è possibile fare questo tipo di ricerca e ve lo mostro anche. Allora, andiamo a scrivere, per esempio. Allora, prima di tutto vi faccio vedere questa cosa qui. Allora, l'home page è completamente rinnovata, quindi se avete la nuova versione vedete che qua in alto ci sono tutte le immagini nuove, quelle che vengono inserite, come ben sapete, ogni settimana. Poi qua ci sono i vostri progetti, qua ci sono, vabbè, le playlist video di Cricut, eccetera eccetera. Qua poi ci sono tutti i progetti di Cricut fino a quando si arriva ai progetti della community. Vi ricordo che nella la community è praticamente in tutto il mondo, quindi potete trovare progetti di persone che provengono da ogni angolo o quasi del pianeta. Andiamo però appunto a vedere questa nuova funzione. Vedete che qua c'è una casella di ricerca, siamo, ripeto, nella home page di Cricut Design Space. Qua c'è questa casella di ricerca in cui c'è scritto proprio cerca immagini, progetti e profili. Vado a scrivere per esempio Stefania Del Principe, che sono io ovviamente. Vado a fare clic sulla lente ed ecco che cosa accade. Allora, praticamente mi trova delle immagini che sono le mie, ovviamente, una parte dei progetti condivisi chiaramente, una parte dei progetti Cricut che in questo caso non sono miei, ma ho utilizzato la parola principe, e i progetti della community in cui appunto c'è sempre la parola principe chiaramente tradotta. E finalmente in fondo vedete che c'è membri della community 1. Quindi se io vado a fare clic qua su Stefania Del Principe, allora posso fare direttamente segui, quindi se volete seguirmi fate direttamente così, oppure vado a fare clic qua su Stefania Del Principe e trovo tutto, trovo il mio profilo, la descrizione e tutti i progetti che sono stati condivisi. Torniamo nella home page. Come vi dicevo, questa casella di testo potete inserire diverse parole chiave, per esempio anche le immagini. Cioè, se io scrivo Natale, faccio sempre clic sulla lente e ovviamente mi vengono date, oltre che i miei progetti, vedete, 10.377 immagini che ho a disposizione. Vado a fare clic su visualizza tutto se le voglio vedere. Poi ci sono appunto i miei progetti, i progetti di Cricut e i progetti appunto della community di cui vi parlavo. Ma in questo caso guardate col termine Natale quanti membri della community ci sono, cioè ce ne sono 731. Ripeto, fate clic su visualizza tutto per vedere tutti i progetti, tutte le immagini o tutti i membri della community. Quindi praticamente con questa splendida novità e con questa casella di ricerca, praticamente adesso potete cercare i profili delle persone che conoscete, quindi amici, ambassador qualsiasi persona voi vogliate cercare, finalmente potete trovarla. Quindi questa volta, se mi farete di nuovo la stessa domanda, come faccio a trovare direttamente il tuo profilo o appunto, ripeto, quello di un'altra persona, vi dirò appunto che finalmente è disponibile questa casella di ricerca. A questo punto il tutorial velocissimo è terminato. Come sempre vi ricordo che ce ne sono tanti altri sul sito mycricut.it e che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.